Angelini è venuto 4 volte a Collelongo per parlare dei suoi problemi giudiziari e per chiedermi di ammorbidire la Guardia di Finanza. Aveva paura di essere arrestato. Ha spiegato così Ottaviano Del Turco, ex governatore della Regione Abruzzo e principale imputato nel processo Sanitopoli, le visite del patron di Villa Pini, Enzo Angelini, nella sua casa di Collelongo. Il presidente, per la prima volta dall'inizio del dibattimento, si è seduto sul banco dei testimoni per rispondere alle domande di pubblici ministeri ed avvocati. Il PM di Florio gli ha chiesto subito dei suoi rapporti con Angelini e soprattutto ha domandato spiegazioni sul famoso sacchetto di mele e noci con il quale Angelini sarebbe uscito da casa di Del Turco dopo avergli consegnato 250.000 euro in contanti di tangenti. Lo sanno tutti che il 2 novembre, ha detto Del Turco, le noci non hanno più il vello ma il guscio e non c'è mai stata nessuna busta. Non ho mai sentito l'obbligo di pagare 250.000 euro con 5 mele e qualche noce. Ha negato così la foto ed ogni addebito l'ex governatore della Regione Abruzzo e allo stesso tempo ha difeso l'operato e le scelte in sanità della sua giunta. Ha raccontato di aver trovato una regione in crisi, spiegando le motivazioni che hanno condotto alla contestata seconda cartolarizzazione, anche in relazione al ruolo dell'ex presidente della Fira Masciarelli all'interno dell'assessorato alla sanità guidato da Bernardo Mazzocca. Del Turco ha spiegato che a Masciarelli, una settimana prima delle elezioni, la Giunta Pace aveva rinnovato il contratto per altri 3 anni. Ne ha descritto il ruolo marginale che avrebbe avuto nella stesura della seconda cartolarizzazione, relegato a memoria storica e trade union con quanto avvenuto negli anni precedenti. Sui rapporti con l'AIOP, Del Turco ha rivendicato una discontinuità netta con i governi che lo hanno preceduto. Non accettai nessun veto sulle decisioni della regione sul piano di rientro e per questo motivo scelsi di non incontrare l'AIOP per la rinegoziazione dei contratti in essere, ha dichiarato l'ex presidente, ribadendolo anche quando è stato incalzato dal legale di parte civile dell'AIOP Marchesi. Altro punto nodale delle accuse di Angelini, il rapporto con Carlo De Benedetti e la trattativa per la vendita di Villa Pini. Del Turco non ha negato l'incontro al ristorante romano Il Bolognese con l'ingegnere e la sua volontà di favorirne l'insediamento in Abruzzo, ma ha smentito qualsiasi ingerenza nella trattativa con Angelini, della quale lo stesso De Benedetti, ascoltato in aula qualche mese fa, ne descrisse l'impraticabilità. Insomma, per Del Turco l'impianto del processo sarebbe fondato sulle dichiarazioni false di Angelini, che avrebbe trascinato nel 2008 la giunta di centrosinistra nel baratro, accusandola di aver preso mazzette per giustificare il buco da 20 milioni di euro dalle casse di Villa Pini e per evitare di finire in galera.